Buono. Senta, volevo concludere. Sì, no, no, concluda. Volevo dire, mentre il gay può avere in un certo senso un effetto deviante anche nei confronti di un bambino che per esempio sta crescendo, si sta educando. Osserva non capisce. Non insieme, signori, non insieme. No, non fatela finire perché ha delle idee io molto... Io sono di Avellino, quindi sì. Sono meridionale. Un meridionale non riesco a capire quale effetto deviante possa avere nei confronti delle altre persone. Lasciamo perdere il paragone. Non parlate fra di voi, no. Beh, ripeta questo perché è importante e risponda lei. Prego. Allora, poiché il gay, diciamo, con il suo comportamento diverso da quello normale che fa parte della sua vita della normalità, allora, le persone, diciamo, che sono sedute da questa parte della barricata sostengono che non accetterebbero queste persone in casa perché potrebbero avere un effetto deleterio nei confronti deviante. Delle persone che deviante, che deviante. Allora lei dice che è appetibile che l'omosessualità in questo modo. No, perché se una persona se lei ha paura di essere contagiata dall'omosessualità, vuol dire che l'omosessualità sia una cosa attraente, sì. Quindi lei non ha risolto i suoi problemi con la sessualità. Signori, non mi fate arrabbiare. Ho una sessualità diversa. Se io sono tranquillo con la mia sessualità. No, fatela finire di parlare, sì. Se una mamma ha un bambino di 2-3 anni che sta crescendo, no? Ovviamente. Sappiamo benissimo che l'educazione del bambino dipende moltissimo dall'ambiente in cui si trova. Sì. E ci sono esempi concreti di persone che hanno acquisito determinati comportamenti. Scusami, cara, no, perché per capire, perché io sono un po' capoccione, non sono questo molto vale intelligente. Vale anche al contrario, ci sono dei bambini che sono omosessuali, possono essere influenzati al contrario da eterosessuali. Allora perché la paura dell'influenza lei ce l'ha senso? Calma. Se partiamo dal presupposto... Dice omosessuale è normale, allora se partiamo... Questo è blu per tutti, allora se lei mi dice questo è rosso abbiamo finito di parlare. Se diciamo che omosessuale è normale abbiamo finito di parlare. Il suo figlio ha un amico grasso, lei non lo fa frequentare perché il bambino grasso, può deviare il suo bambino, lo fa mangiare. Ma qui stiamo deviando dalla normalità, uno che è grasso, uno che è grasso non è anormale. Niente, non li faccio frequentare perché il mio bambino è detto grasso, è deviante. Signora Filomena, lei è al telefono da Foggia e davanti al teleschermo. Pronto? Signora Filomena? C'è la signora Filomena? È andata ad aprire a un gay che è andata a casa a trovarlo. Signora Filomena da Foggia? Sì, mi sta attendendo? Certo che la sento, come sta? Allora, io sono propensa ad accettare in casa una persona come quella perché io, avendo due figli maschi... Sì. Non penso che un giorno, un domani, anche i miei figli... possano diventare così. Quindi ha paura che siano facilmente influenzabili. No, no, non di questo, perché loro sono ragazzi, hanno 14 anni e 16 anni. E io penso ai miei figli che un domani come si possono trovare? Io non lo so, potrebbero anche diventare. Sì. Un giorno. Quindi lei comunque non accetterebbe un gay come amico di famiglia? Lo farei molto volentieri, perché lo farei trovare all'altezza dei miei figli. Lo considererei come un figlio, non avrei niente in contrario. Ah, ho capito. Senta, signora. Mi dica. Ma è vero quello che dice? Sì, è vero. È vero, perché loro sono persone normali agli effetti, come tutti quanti gli altri. Quanti anni ha, signora? Io? Ho 45 anni. È di Foggia? Sì, sono di Foggia. Ha due figli maschi? Due figli maschi. Di quanti anni? Uno 16, un altro 17. È sposata, c'è suo marito in casa? No, mio marito non c'è. Come? È al lavoro mio marito. Che fa suo marito? Come? Che fa suo marito? Il ferroviere. Ho capito. Va bene. La ringrazio, signora, di questa telefonata e della sua opinione. Adesso sentiamo Aldo da Gislago. Non so, dove sta? In Svizzera? Gislago, dove sta? Ah, signor Aldo? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, signor Funari. Come sta, amico? Sto bene, lei? Beh, non c'è male. Allora, Gislago, lei l'accetterebbe un gay? Varese. Eh? Gislago, è provincia di Varese. Ah, bellissima zona, sì. Il Varesotto è stupendo. Mi scuso di non conoscere il suo paese, ma... Ho capito. Senta, lei accetterebbe un gay come amico di famiglia? Sì.
Nessun problema? Nessun problema, anzi io ho tre figlie. Sì. Sono, cioè la moglie fa quattro, sì, no? Sì, quindi non ebbo più. No. Quindi è allenato, capito? Ecco. Sì. Però sì, non vedo sì, cose così di strano sulla faccenda del gay. Ma lei abita in un condominio? Sì. Non avrebbe timore del pettegolezzo del portiere? A me della gente me ne frega. Ah. Non vedo da te di strano. Geraldo. A me piacciono molto le donne, però non capisco... Dica, se quell'altro ha tendenza diversa, non vedo il motivo. Secondo lei, signor Aldo, l'ha seguita dall'inizio la trasmissione? Tutti i giorni la sua trasmissione la seguo. Anche questa ha seguito dall'inizio? Sì, sì. Vuol dire qualche cosa a questi signori? Adesso glieli faccio inquadrare. Andiamo con la 1. A questi signori qui, due ragazzi e la ragazza che vengono da Avellino e che hanno espresso, e anche il signore che invece è romagnolo. Bologna. Sei di Bologna? Ecco, vuol dire qualche cosa? Distinguiamo? Emilia e Romagna sono due cose completamente diverse. No, completamente diverse. Ma... Qual è la più. Certo, qual è la più gay? Emilia o la Romagna? La Romagna è gay, sì, ha detto lui, L'ha detto lui! L'ha detto lui! A Rimini, era su quel foglio che prima sì, diceva, estivamente si ritrovano. Ah sì, hanno un incontro estivo. C'è il Cassero, però, sì. Senta... A Bologna c'è il Cassero. Sì, è vero. Per sì, cui. Infatti, ma è giusto che abbiano un luogo dove ritrovarsi. Loro hanno questo luogo. Nessuno li disturba. C'erano state delle lamentele delle madri perché vicino c'è un giardinetto, quindi problemi ai bambini. Ma è giusto che abbiano il loro spazio. Ma questa storia dei bambini. No, ma scusi, deve finire la storia. Signor Aldo, mi scusi. Io la volevo far parlare con qualcuno, ma è proprio impossibile. Comunque la invito a Milano quando vuole, basta telefonare qui a Corso Sempione. Bene, io la vorrei in studio, scusi un attimo, grazie. Adesso vorrei fare un salto a Roma. Andiamo a Roma? Andiamo a Roma? Dal signor Andrea. Signor Andrea, a Roma? Pronto? Pronto, come sta? Buongiorno. Insomma, non c'è male. Senta, dove abita a Roma? Io abito vicino Largo Preneste. Ah sì, a Prenestino, capito. Sì, sì, lo conosco quella zona. Senta, accetterebbe un gay come amico di famiglia? Dunque, a parte l'accettarlo o meno, che la domanda insomma è quella chiaramente, però io vorrei, sì, secondo me, dirle che il punto fondamentale della questione credo sia un altro, cioè dal quale poi dopo si arriva o meno a accettare una persona così gay a casa. Io credo che la cosa più importante sia il fatto di imparare un pochino tutti quanti a considerare le persone in quanto tali, cioè una persona è una persona, poi abbandonare un po' le etichette, siamo un po' troppo abituati, stiamo sul tram, uno dice una cosa è di un partito politico, considerare che una persona è importante in quanto tale perché ha una storia sua, unica, irripetibile e già solo per questo è impagabile. Consideri una domanda che io le faccio. Prego. Provocatoria. No. Lei non è gay? No, ecco, no, per saperlo, perché non vorrei che lei perorasse una causa perché, essendo io, direttamente infatti, interessato. Infatti, guardi, questo discorso glielo faccio in generale, credo, le faccio un esempio, se mi permette, un attimo. Sì. Credo, non so, l'apartheid in Sudafrica o quello che poi c'è stato, il genocidio degli ebrei durante il nazismo. Sì. Derivi proprio da un tipo di filosofia, di cultura, di pensiero che non considera l'uomo singolo in quanto tale come unico e ripetibile, con una storia unica e ripetibile, ma come massa e quindi come etichetta. E questo è il problema fondamentale. Per... Ho capito. Credo che se noi allargassimo un po' il cuore si allargherebbero anche le case. E a casa mia, grazie a Dio, entra veramente tanta gente qui dalla mattina alla sera fino a mezzanotte, l'una. La mia mamma lo sa. Siccome sono 2 anni che sono in un letto perché sono malato. E qui veramente è pieno sempre di amici e vengono... Ma non è che proprio questa situazione di malato l'ha reso più sensibile, più aperto? Non credo, perché la vita della mia famiglia, grazie a Dio, è sempre stata così. Io poi faccio un tipo di studio un po' particolare, sono un seminarista. Questo non significa niente perché poi magari ci sono dei miei confratelli... Cioè lei farà il sacerdote? Esatto. Dove purtroppo magari posso sentire anche qualcuno che nella mia parrocchia che la pensa in maniera completamente diversa. Senta, no, mi fa piacere che mi abbia telefonato un seminarista. Senta, le volevo chiedere una cosa. È molto tempo che è a casa ammalato? Sì, sono 2 anni e soffro pure parecchio. Mi spiace. Però, tra l'altro, lei mi fa molta compagnia, la ringrazio. Non ci sono problemi. Se lei mi lascia l'indirizzo alla redazione, quando capita a Roma la venga a trovare. Sarebbe stupendo, veramente. Ok? Ci vediamo a Roma. Grazie. Arrivederci.